Buongiorno e benvenuti al nostro programma. Il buongiorno si vede dalla Bibbia. Oggi è giovedì 17 settembre e il versetto che sto per leggervi è contenuto all'interno del Vangelo di Matteo, più precisamente al capitolo 25, il versetto 40. È Gesù che parla e dice: E il re, rispondendo, dirà loro: In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Gesù ci dà un grande insegnamento. Nel prossimo scorgiamo Lui. Ma per scorgere Gesù nel nostro prossimo, dobbiamo vivere una vita fatta di relazione con Lui. Dobbiamo agire sotto la guida dello Spirito Santo. Solamente così potremo vedere nel prossimo Gesù stesso. Gesù parla in questo modo, riferendosi al giorno del giudizio. E descrive l'atteggiamento di alcune persone che si sono prese cura di fratelli ritenuti minimi, ma non da Dio, ma dalla società. E queste persone ritenute minime, dal cuore ingrato, dal cuore duro, delle persone che non hanno conosciuto Gesù, questi minimi vivono una condizione di marginalità. Ecco che però ci sono coloro che invece hanno accettato Gesù e sono andati in aiuto, incontro verso questi fratelli e sorelle emarginate, ritenuti appunto di poco valore dai parametri della società. E gli hanno dato da mangiare, da bere, li hanno vestiti, sono stati a trovarli in carcere e via dicendo. E l'hanno fatto con spontaneità, l'hanno fatto senza un secondo fine, l'hanno fatto per amore. L'influsso dell'amore di Dio era nei loro cuori. E Gesù dirà loro nel giorno del giudizio: Voi mi avete fatto tutte quante queste cose buone. E questi diranno: Ma quando? Tu non eri presente, sei tornato ora. Ecco la grande lezione. Tutto ciò che noi facciamo nei confronti del prossimo, lo facciamo in realtà a Gesù, perché ogni creatura appartiene a Dio e non ci sono distinzioni di classe, di genere e quant'altro. Ci sono anche atteggiamenti negativi. Dobbiamo pensare bene ogni qualvolta decidiamo di agire sotto un impulso che non proviene dallo Spirito Santo. Un'azione malvagia è ugualmente rivolta a un figlio di Dio. Che il Signore quindi ci aiuti oggi a discernere le intenzioni delle nostre azioni. Che il Signore ci aiuti oggi a agire secondo l'influsso del suo Santo Spirito, secondo l'influsso del suo amore. Che noi oggi possiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Chiediamo in preghiera allo Spirito Santo di darci la capacità di vedere negli altri Gesù stesso, di compiere un'azione a favore del nostro prossimo come se la stessimo compiendo per Gesù. Noi siamo i suoi discepoli, siamo il sale e la luce del mondo. Dobbiamo distinguerci da coloro che
ritengono gli altri come minimi e che li hanno messi in condizione di contare poco e di essere nella necessità e nell'indigenza. Noi dobbiamo avere un compito e un modo di fare esattamente contrario. Che il Signore ci guidi, che il Signore ci dia la saggezza, l'intelletto per fare del bene al nostro prossimo. Soltanto quando saremo pronti a poter agire come Dio vuole, il Signore ci metterà di fronte delle occasioni che noi sapremo sfruttare bene. Che il Signore ci guidi, ci dia la sua pace e ci dia l'influsso del suo Spirito Santo. Amen.